La SIGA, Società Italiana di Genetica Agraria, ha scelto la Basilicata e la città di Matera per il suo 54° congresso annuale, un appuntamento che richiama esperti di genetica agraria da tutto il mondo a presentare le proprie ricerche. Il simposio è stato organizzato in collaborazione con la Metapontum Agrobios e con il CNR IGV di Bari. Il tema principale delle quattro giornate è stata la biodiversità, in linea con la proclamazione da parte dell'ONU del 2010 come anno internazionale della biodiversità. Abbiamo chiesto a Luigi Frusciante, past president della SIGA, il possibile legame tra la Basilicata e la scelta di svolgere qui questo simposio. Assolutamente, diciamo, la location è in funzione anche di quella che è l'attività propria che noi svolgiamo, e questo che è l'anno della biodiversità, siamo stati, diciamo, ben felici di venire in Basilicata, che sappiamo essere una delle regioni più ricche da questo punto di vista. Peraltro qui ha sete anche l'Agrobios, che da sempre si interessa a livello molto avanzato, diciamo, della biodiversità e dell'uso della biodiversità nel campo del miglioramento genetico e della costituzione di nuove varietà. Quindi la nostra presenza qui è assolutamente appropriata per questo nostro evento, diciamo, e soprattutto per quest'anno. D'altra parte, la Basilicata, ma come tutto il sud, diciamo, è un serbatoio inesauribile di risorse genetiche vegetali ed animali, e soprattutto di risorse genetiche vegetali sfruttabili nel campo delle specie agrarie. Insomma, immaginiamo a tutte le famiglie, a tutte le specie che sono correlate al grano, ai cereali, o a tutte quelle che sono correlate alle leguminose da granella, per esempio, cioè ci sono, o tutte le brassicace, tutte praticamente la biodiversità delle brassicace che si trova nel sud. Insomma, diciamo che la nostra è, da questo punto di vista, è una terra benedetta per questo tipo di attività. È ovvio che il tutto deve essere legato a un'attività di ricerca, ma soprattutto alla possibilità di disporre di finanziamenti che ci consentono di poterla catalogare e poi soprattutto utilizzarla, insomma, perché il nostro grosso problema è quello della conservazione e della valorizzazione di queste risorse, no? E tutto ciò è legato alla possibilità di avere dei fondi, dei finanziamenti. Nei quattro giorni del congresso sono state più di 40 le relazioni esposte. Tra queste, alcune hanno illustrato studi e ricerche realizzate in Basilicata. Il lavoro più importante che probabilmente è stato presentato è quello della piattaforma di fenomica dell'Acrobios, che è proprio che può in futuro essere utilizzata per la valorizzazione e per la conservazione del germoplasma, per le analisi, diciamo, molecolari di alcuni degli aspetti che sono fondamentali per i nostri studi. Ed oltre ovviamente a tutti gli altri lavori che sono presentati sia dai ricercatori dell'Università di Potenza che da Agrobios nel campo della biologia molecolare e della genetica applicata, vale a dire della costituzione di nuove varietà.